Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova stanza di Polyreading. In questa stanza si parlerà di formare gli insegnanti. È un tema che ovviamente ci riguarda da vicino a noi in quanto ricercatori che ci occupiamo di questo tema da anni. Io ho iniziato, pensate, a lavorare con gli insegnanti facendo corsi in presenza nelle classi nel lontano anno 2000, quando i dinosauri erano lì per estinguersi, e poi abbiamo proseguito online. Allora, noi come Politecnico di Milano, come Laboratorio HOC, abbiamo, come sapete, un master online che aiuta proprio gli insegnanti a formarsi sui temi delle tecnologie didattiche. Quindi siamo estremamente interessati a questo tema. Voi siete interessati perché vi trovate a metà nella posizione di chi da un lato apprende e dall'altro deve insegnare. Quindi abbiamo l'idea che formare gli insegnanti, soprattutto sui temi delle tecnologie didattiche, significhi fare incontrare la domanda di formazione degli insegnanti alle richieste che la scuola e gli studenti attuali richiedono sempre di più. Questo è un tema fondamentale perché, se voi ci pensate, gli studenti che avete sotto mano voi a tutti i livelli delle scuole sono estremamente diversi rispetto a come eravamo noi. E quando dico eravamo noi, non ho nessuno scrupolo a ricomprendere tutti noi che ci occupiamo di formazione, perché ancora le generazioni, diciamo così, che sono, non voglio dire nativi digitali perché so che è un termine che è stato talmente abusato da aver perso quasi di significato, però le generazioni che sono naturalmente cresciute con le tecnologie non sono ancora arrivate a posizioni di insegnamento. Arriverà anche quest'onda, però la cosa fondamentale è che le persone che abbiamo di fronte, a cui insegniamo, sono estremamente diverse da anni di generazioni che abbiamo formato nel passato, e sono diverse anche dall'esperienza che abbiamo avuto quando eravamo studenti. Quindi questo è un tema di una portata mostruosa, ovviamente, a cui dobbiamo prestare grandissima attenzione. Allora, proprio per questo esiste il tema, forte più che mai, di come si fa ad aiutare gli insegnanti a formare questi ragazzi. Quale deve essere il backpack che gli insegnanti devono avere sulle proprie spalle per continuare a crescere ed essere pronti a reagire alle sfide che questa generazione, che queste generazioni ci stanno ponendo? Ecco, questo è l'obiettivo di questa stanza di Polyreading. Ci siamo provati a chiedere quale debba essere e possa essere la cassetta degli attrezzi dell'insegnante attuale. Di una cosa siamo certi, ne sono certo perché leggo sempre anche i report che ci dà per esempio il nostro career service all'interno del Politecnico, che ci dice come le aziende reagiscono al nostro prodotto, ovvero ai nostri laureati, e ci dicono sempre più spesso che le conoscenze che noi diamo loro sono più che sufficienti, vanno bene, sono giuste, eccetera, ma c'è un problema di competenze. Ecco, secondo me chi fa l'insegnante ha sia un problema di conoscenze che devono essere sempre al passo coi tempi, e su questo non vedo grandi problemi, nel senso che, tranne forse alcuni settori della conoscenza che hanno conosciuto grandissime accelerazioni negli ultimi anni, io credo che gli insegnanti italiani siano a un ottimo livello di conoscenze, ma esiste un problema di competenze. Esiste, e io lo vedo fortissimamente. Quindi quello che cerchiamo di fare è suggerire alla comunità di Polyreading, che abbiamo visto nel corso dei mesi che hanno preceduto questa stanza, è veramente attiva, è veramente curiosa, è veramente interessata e ci dà tantissimi spunti. Allora vogliamo capire insieme a voi se da un lato quello che stiamo facendo noi personalmente è giusto, sta funzionando, stiamo andando nella direzione giusta, ma anche dall'altro capire qual è l'impressione che avete, cosa servirebbe, cosa manca a questa cassetta degli attrezzi che abbiamo immaginato e che cosa possiamo ipotizzare di prendere ad esempio da altri paesi. Questo è, come sempre, l'obiettivo di Polyreading: controllare, fare, diciamo, tenere sempre il polso della ricerca internazionale e capire in che modo i suggerimenti che arrivano dalla ricerca internazionale più avanzata possano essere integrati nelle attività che facciamo noi e che fate voi. Quindi io credo che il tema sia veramente fondamentale, coinvolge tutti noi, e mi aspetto che ci sia grande fermento nella stanza
per questo mese. Vi ringrazio tantissimo per tutto il lavoro che state facendo nel corso dei mesi, ci risentiamo poi all'interno della stanza e il mese prossimo per la nuova stanza di Poly Reading. Buon divertimento!